Cari amici, bentrovati a tutti voi da Manuel. Questo è il bar del calcio. Il calciomercato, seppur debba ancora ufficialmente partire, la fa da padrone. Anche in questo caso il calciomercato sarà protagonista di questo video. Partiamo con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Vi ricordo, come di consueto ragazzi, che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni riguardanti il bar del calcio. Mettete un bel mi piace, condividete, mi raccomando, perché e commentate soprattutto, perché è una cosa che a me personalmente è molto gradita. Allora, ieri la Lazio è stata protagonista del calciomercato. Facendo cosa all'atto pratico? Niente. La Lazio non ha acquistato nessuno ieri. Non ha acquistato nessuno. Si è mosso però qualche cosa. Andiamo ad affrontare l'argomento legato a Mason Greenwood, un giocatore che sappiamo tutti viene da un anno di prestito al Getafe, in cui ha fatto benissimo, si è distinto alla grande e è tornato in casa, ma non può stare al Manchester United. Perché dico non può stare? Perché c'è forse paura di dire la verità. E per quanto mi riguarda, la verità è che la federazione inglese non vuole che Greenwood giochi in Premier League. Quindi sta imponendo al Manchester United di venderlo. A quel punto il Manchester United dice: porca miseria, allora ce lo fa più soldi possibili. Ed è nell'interesse del Manchester United far partire un'asta. Il dubbio che la Lazio sia usata dal Manchester United per far partire quest'asta c'è, perché il Benfica ha mostrato un concreto interesse per il calciatore, ma non ha mai affondato il colpo. La Juventus ha mostrato un concreto interesse per il calciatore, ma non ha mai affondato il colpo. Dalla Germania almeno due club hanno sondato il terreno senza affondare il colpo. L'unica squadra che gioca proprio su questo, con un interesse concreto, con un'offerta ufficiale concreta, è la Lazio. Nella persona di Baroni? No, perché a Baroni gli sta bene tutto, qui gli prendi e sta bene. Nella persona di Fabiani? No. In una normale società il calciomercato dovrebbe farlo il direttore sportivo. Nella Lazio lo fa il presidente, almeno in questo frangente. E già, perché Mason Greenwood è un pallino tremendo di Lotito. E Lotito, quando si innamora di un giocatore, pur non capendo un cacchio di calcio, aggiungo io, lui fa di tutto e va anche oltre i suoi limiti per cercare di realizzare questo suo desiderio. La Lazio la scorsa settimana ha avanzato un'offerta ufficiale al Manchester United, 20 milioni di euro
più il 50% della futura rivendita di Greenwood. Allora, onestamente è logica per le potenzialità della Lazio l'offerta, perché Greenwood è un giocatore di sicuro avvenire, da quello che dicono i più grandi esperti di calcio. Ha già dimostrato, nonostante la sua giovane età, di cosa è capace. Quindi è quasi scontato che la Lazio minimo a 30 milioni di euro lo rivende tra 5, 6 anni, 4 anni, 3 anni, 2 anni, quello che sarà, qualora acquisisse le sue prestazioni sportive. Quindi quei 15 milioni di euro il Manchester sa bene che con una grandissima probabilità se li metterebbe in tasca, ma non sono soldi sicuri, perché può anche accadere che Greenwood si perda, può anche accadere questo, amici miei. Il Manchester non lo vorrebbe vendere, sono queste forti pressioni della federazione inglese che lo stanno mettendo nelle condizioni di venderlo. Ieri, come vi dicevo in apertura di questo video, Lazio protagonista pur non avendo fatto niente. Perché? Perché nella mattinata Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha ribattuto la notizia, che poi mi hanno confermato, di due emissari in rappresentanza della Lazio, quindi non due dirigenti della Lazio, perché qualcuno ha pure scritto che Fabiani stava in Inghilterra, non è vero? Che sono andati per conto della Lazio a rilanciare l'offerta per Greenwood. E detta tra noi, stando alle notizie trapelate nel tardo pomeriggio di ieri, io mi sono fatto una grassa risata. Ed è troppo stupida, troppo comica la cosa per essere credibile. Cerco di argomentare il meglio possibile. La notizia che ieri è rimbalzata è che la Lazio, questi due intermediari incaricati della Lazio di portare avanti la trattativa, hanno rilanciato offrendo 3 milioni in più. Allora, come credere a queste notizie? Come credere a queste notizie? Come puoi solo minimamente, stai trattando un calciatore da 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro. Hai rilanciato fino a 20. C'è una forbice di 15. Io non voglio offendere l'intelligenza umana. Non ci credo che la Lazio ha offerto 3 milioni di euro, perché 3 milioni, 23 milioni o 20 milioni di euro su una forbice di valutazione complessiva del calciatore pari a 35 milioni di euro, ma mi è da ridere, non sono una differenza che può portare il Manchester ad accettare l'offerta. È una comica questa, è una vera e propria comica, amici miei, non diciamo stronzate. Ecco perché dico, e l'ho titolato, qualcosa non mi torna. Io sono più propenso, e ora vado a ricostruire quello che secondo me sta accadendo, ad un altro discorso. Allora, questo ve lo dico certificato, in carta bollata. Il Manchester United da ottobre segue con grandissima attenzione Provedel, ma proprio al 100%. Ha provato pure degli abboccamenti a gennaio, la Lazio ha chiuso la porta. Il Manchester United mostra grande interesse per Mandas, eppure questo ve lo do per certo. Allora, anziché sta stupidaggine dei 2-3 milioni rilanciati, che è davvero una comica, sono più propenso a pensare che la Lazio abbia mandato a questi intermediari di andare dallo United a dire: e se inseriamo Mandas, che noi valutiamo 15 milioni di euro, ed è vero perché la Lazio ha rifiutato offerta ufficiale recapitata a Formello, 12 milioni di euro da Guardiola, dal City, che stravede per Mandas, ci mettiamo Mandas più i 20 che ti abbiamo offerto e andiamo a completare i 35 milioni di euro e siamo tutti contenti? Soluzione A. Soluzione B. C'ho quattro soluzioni.
Soluzione B: e se oltre Mandas e 20 milioni di euro ti ci metto un 10-15% sulla futura rivendita? Soluzione C: e se invece di Mandas oltre ai 20 milioni di euro ti prendi Provedel, che mi hai chiesto lo scorso anno? Soluzione D: e se invece oltre ai 20 milioni di euro e Provedel ti ci do un 10-15% sulla futura rivendita? Allora, secondo me è più credibile una lettura del genere, dove hai presentato al City, allo United, un ventaglio di 4 soluzioni alternative a quella da te bocciata, che, ripeto, so sincero, per il modo di fare mercato della Lazio, e anche perché Greenwood viene da una stagione fatta bene, ricordiamoci, raga, è un'offerta onesta quella della Lazio. È fuori mercato perché parliamo di un calciatore che ha delle potenzialità enormi, enormi, quindi qua stiamo parlando di un potenziale top player che ha tutti i numeri per essere un top, sul quale lo United spera che si scateni l'asta. Sono più propenso a credere a questa cosa invece di 3 milioni di euro di rilancio. Ragazzi, è una la Lazio non ci credo che se farite dietro in questo modo. Lo United, squadra che campa di merchandising, la numero uno al mondo, perché credo stia ancora davanti a Real Madrid, secondo voi 2-3 milioni di euro gli cambiano qualche cosa? Ma non me state a distronzate. Ci può cascare il lettore medio, colui che prende informazioni come una spugna senza ragionarci sopra, mettendoci la testa sua sopra. Ma io non ci chiederò mai a una situazione del genere. Sono più propenso a pensare a questo, e ve lo dico subito, più Mandas, mi priverei più di Mandas che di Provedel, vi dico la verità. Però se perdere uno dei due portieri serve, è un sacrificabile per arrivare a Greenwood, dico anche di sì, perché comunque se c'è un ruolo dove la Lazio è in termini di qualità coperta, quella è proprio la porta. Ripeto, io mi tengo Provedel tutta la vita. Mandas lo sacrificherei, ok? Perché per Mandas va lo stesso discorso che ho fatto per Noslin. Per Mandas va lo stesso discorso che ho fatto per anche per lo stesso Greenwood. Ragazzi, è un anno che ha giocato Mandas, anzi, pure poco, nemmeno un anno. 6 mesi ha giocato in occasione dell'infortunio di Provedel. Siamo onesti, Non si giudica per soli 6 mesi in calciatore, Ecco. Ragioniamo in questa ottica, fatemi sapere se le mie ipotesi possono essere praticabili. Io per una volta mi espongo e dico che le mie sono 100.000 volte più credibili rispetto alle pagliacciate che abbiamo letto. Cioè, io, ma tu, presunto giornalista che ti metti a scrivere certe cose, ma non sei neanche credibile. Non ci credo, ripeto, che la Lazio ha mandato gli intermediari per alzare l'offerta dei 2-3 milioni di euro. Raga, per favore, che peso hanno 3 milioni di euro a un top club come Manchester United, straricco? E soprattutto, qui viene la situazione più comica per gli altri, non per noi laziali, in una forbice di distanza di 15 milioni di euro, ma che so 3 milioni di euro in più che gli dai? Nemmeno dire ne dai 7-8 in più. Raga, per favore, non ci credo. Scusate, ma io non ci credo, mi rifiuto. Mi rifiuto di credere a queste cose. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi mando un forte abbraccio. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata. E sempre, comunque, forza Lazio. Quanto ci fa dannare sta dirigenza. Ciao.